Cari amici, eccoci qua di nuovo, un nuovo video. È arrivato il momento di continuare i lavori al van. Siamo tornati dal viaggio, siamo andati a vedere altri posti. Adesso è arrivato il momento di andare avanti con i nostri lavori. Arrivati. Questo è il telaio a misura per il piatto doccia. È stato fatto anche il buco di passaggio nel pianale. Qui c'è questa scanalatura, come vedete, che serve per poi appoggiare il piatto. Qua sotto verrà tutto annegato di schiuma e poi porteremo i tubi dell'acqua passando da quella fessura, coibentandoli prima, passeranno tutti dentro il longherone. Come si fa qui? Praticamente c'è questo zoccolo che è stato messo dove poi verrà montata la guida per la porta scorrevole, porta diciamo a soffietto, e quello è il supporto della pedana che ci verrà montata sopra per pareggiare il tutto. Questo è con il piatto doccia inserito, e adesso vi faccio vedere con la pedana. Ecco qua, ho inserito la pedana, viene tutto perfettamente pareggiato, poi verrà impermeabilizzato e verrà inserita la vetroresina. Qui i buchi verranno ovviamente tappati, verrà tutto coibentato e i lavori proseguono. Bocchetta di uscita del cinebasto. Tubo passa all'interno sotto la pedana e va a raboccarsi al webasto. Ora montiamo il pavimento, prima mettiamo la schiuma. Abbiamo appena predisposto il tubo per l'acqua calda e l'acqua fredda della doccia. Siamo nel gavone, passa di lì per quel tubo lì e poi va dentro. Ora faccio vedere dove sbuca. Passando da sotto il pianale, entriamo lì, passiamo lì e usciamo. Voilà. Allora, abbiamo fatto l'architettura che reggerà la parete, abbiamo coibentato tutti i punti termici e adesso andiamo a installare la parete. Cari fedeli, siamo qui riuniti oggi. Spacca sul più bello. Adesso le mie piranne male e prendere i pugni. E niente, sono corso. Però aspetta, non appoggiarlo, c'è il sidoflex che si spalma. Vai in anellando. Fai fermo, così così, è l'unica posizione in cui puoi prendere i tubi, poi resta. Marco Mambi che dice. Vai uomo! Non fa male! Vai! Beh dai, pensavo peggio, su. Chicken. Venom. Vai. Vai lì che figurino. Ora puoi sparare, facciamo sparare le viti. Beh, spingiamo dopo. Allora, praticamente siamo andati avanti con i lavori del bagno. E quindi abbiamo posato il piatto doccia, cioè prima ho costruito tutta la intelaiatura per creare la parete che non c'era. E posato il piatto doccia e ora stavamo già iniziando a impermeabilizzare. Vi faccio vedere. Ecco, praticamente, come vedete, questo era il vano doccia, il vano bagno. Non c'era quel gradino, era tutto in pianura, c'era semplicemente una struttura piana, ma adesso c'è il piatto doccia. Come potete vedere, il piatto doccia è a fianco questa diciamo struttura che servirà poi a reggere il portapotti. Abbiamo già passato anche i tubi per l'acqua, che fanno un giro abbastanza perché arrivano dietro nel gavone dove poi saranno allacciati allo scaldabagno per l'acqua calda e appunto all'acqua fredda. Installeremo in questa posizione il miscelatore, quindi ovviamente tutto esterno, perché almeno se ci sono da fare delle manutenzioni è tutto più semplice. Abbiamo creato questa parete praticamente semicurva
dove poi la sfincima verrà tutto impermeabilizzato. Qua sopra ci sarà anche poi lo scasso per una lampada. Una lampada che ho cercato in mille posti, ma sto avendo difficoltà a trovare perché mi serve una lampada a 12 volts waterproof, che non è proprio il massimo. Ora ho architettato un sistema per poterci mettere una qualsiasi luce a 12 volt provvisoria, poi coprendo con un plexiglass in modo da che non riceva vapori o che no. Comunque andiamo avanti, perché ora è il momento di impermeabilizzare tutto il vano doccia. Allora, è passata circa mezz'ora e in mezz'ora ho dato la prima mano di gomma liquida. Come potete vedere, ho impermeabilizzato prima dando del Sikaflex e poi ho dato sopra una banda rinforzante, questa qui di Bostik. Si mette nelle fughe, nei giunti dove per sicurezza potrebbe entrare l'acqua, quindi si appiccica quella e poi si dà la gomma liquida sopra. Impiega un casino di tempo ad asciugare, circa 48 ore per la polimerizzazione completa. Nelle prime tre ore diciamo viene l'effetto pelle e poi l'asciugatura completa oltre le 48 ore. È il punto più critico in cui si praticamente vanno ad incontrare i due pannelli, quello verticale e quello del soffitto. Però lassù diciamo che non è un rischio tanto alto, perché comunque le gocce vanno verso il basso. Il miscelatore sarà installato in questa posizione, arrivano già i tubi acqua calda, acqua fredda e niente, procediamo con gomma liquida di Bostik. Ho fatto una breve pausa, sono andato a pranzo e adesso sono tornato per completare la parete e ovviamente piove. Allora, ripresa da qua non rende molto perché è tutta nera, perché ora la gomma liquida praticamente ha reso la parete quasi invisibile, infatti non si vede assolutamente nulla, ma questo è l'effetto che deve dare, perché poi sopra metteremo il rivestimento. Credo che installeremo come rivestimento delle perline finto marmo o delle piastrelle in PVC. Vediamo se le troviamo. Ho cominciato ad attaccare la pellicola. Amici, eccoci, è passato qualche giorno, come potete vedere, e i lavori ve li abbiamo risparmiati perché nel bagno non ci si sta, insomma, a fare le riprese mentre... fare le riprese mentre si lavora non è proprio facilissimo. Prima di farvi vedere come è venuto il bagno, volevo farvi anche vedere come abbiamo allestito la parte tecnica del riscaldamento dell'acqua. Abbiamo installato un boiler da 1200 watt 10 litri e adesso vi faccio vedere. Come potete vedere, abbiamo installato, appunto, come dicevo, il boiler. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Qui abbiamo, come vedete, l'attacco dell'acqua calda, l'attacco dell'acqua fredda, dell'arrivo dell'acqua fredda e l'uscita dell'acqua calda. Abbiamo sdoppiato i due, praticamente, le due vie, perché una va al lavandino e l'altra va alla doccia. È un normalissimo boiler, come vedete, un boiler normale, da sotto lavello, sopra lavello, quelli diciamo più classici. Poi qua invece abbiamo il riscaldatore a diesel 8 kW, quello qua, lo vedete, della Vevor, e per scelta abbiamo deciso di non
collegarlo all'alimentazione del serbatoio del veicolo. Infatti c'è un suo serbatoio che lavora separatamente, ci sembrava più sicuro. E poi sotto abbiamo la marmitta, quella che serve per i gas di scarico del combusto dell'aria del riscaldatore. Quindi poi abbiamo fatto il collegamento che parte da qui, l'aria calda passa qua dentro, va dentro questo tubo, e l'altra volta vi avevo già fatto vedere che questo tubo entra nella pedana sotto il bagno, e poi c'è una griglia da dove esce l'aria calda, che però dobbiamo ancora montare. Altra cosa da far vedere qua sotto: abbiamo fatto finalmente questa chiusura che separa il gabone dalla cella abitativa. I tubi passano di qua, come potete vedere, e invece il serbatoio delle acque chiare è dietro le mie spalle, dentro questo vano tecnico. L'idea sarebbe di fare poi un'apertura qua sul pannello, che praticamente viene poi rimontato qua davanti, apribile magari con un ripiano e uno scaffale anche qua dentro, per non perdere lo spazio, che comunque è un bello spazio ed è un peccato perderlo. Adesso ci spostiamo nella parte davanti, perché vi faccio vedere il completamento dei lavori del bar. Abbiamo montato anche sulla superficie della chiusura qua del pannello due placche, due morsetti che servono a fissare la scopa. Questa è una scopa normalissima, si può allungare, lo vedete, e siccome non sapevamo dove metterla abbiamo trovato questo sistema. Si appoggia qua, ci sono delle clip a molla. Apple. E rimane perfettamente inserito. Mi sono spostato davanti, come potete vedere il bagno è completato, e dietro di me vedete già la porta nuova, una porta scorrevole. Adesso accendiamo la luce e vi faccio vedere gli interni. Ok, entriamo nel bagno. Questa è la porta a soffitto. Ecco qua la realizzazione del bagno. Eccolo, questo è il bagno. Come potete vedere c'è spazio tranquillamente anche per farsi una doccia. Guardate quanto è spazioso. Abbiamo anche installato questo mobiletto per riporre tutte le cose da bagno. Dietro di me c'è l'attacco per agganciare anche il doccino. Eccolo qua, si installa qui e ci si può tranquillamente fare la doccia. Guardate. Questo è il miscelatore. Come vi avevo detto, io ho fatto tutti i collegamenti idraulici esterni per evitare poi di avere problemi in fase di manutenzione. Eccolo qua, lo vedete, qui abbiamo il piatto doccia, e questo è il nostro caro portapotti che abbiamo adeguatamente assicurato con, come potete vedere, dei ganci sulla parte posteriore per evitare che ovviamente parta e se ne vada in giro per il bagno. Ecco, sono seduto sul portapotti, come potete vedere mi chiudo la porta e niente, sono in bagno. Come potete vedere questo è lo spazio, c'è abbastanza spazio anche per stare seduti. Io ho tranquillamente il braccio steso, come potete vedere in questo momento,
sono tranquillamente seduto e se vi faccio vedere il controcampo dietro di me quanto spazio c'è, lo vedete, eccolo qua, questa è la porta scorrevole, lassù la, il doccino, e poi guardate, come avevo detto, il soffitto con quel, diciamo, piano di plexiglass che praticamente va a proteggere la dai fumi, dai vapori, ecco. Vedete, la porta quando si apre rimane praticamente, vedete, rimane all'interno della parete. Ora siamo inclinati, quindi la sua posizione è questa, come potete vedere. C'è un ampio spazio anche per poter entrare e accedere al bagno. E un'altra cosa che abbiamo completato in questi giorni, però vi abbiamo risparmiato tutto il video sulla realizzazione, è il pensile sopra la dinette, come potete vedere, sopra praticamente le teste del tavolino che si può aprire e chiudere, e il sedile che vedete lì dietro è girevole. Eccolo qua, qua vedete il pensile perfettamente verniciato, questo colore brillante che ci piaceva molto, e abbiamo fatto due sportelli di dimensione diversa proprio per avere, uno qua mette delle cose, di là ne mette delle altre. Niente, e adesso vi faccio vedere le ultime migliorie della zona notte. Eh sì, siamo venuti in questa fantastica location per fare anche questo pezzo di video. Eccoli qua, l'avete visto nel video precedente dello zoom a Torino, quando praticamente ho finito di allacciare le bajur, fare il collegamento elettrico, non c'era ancora niente. Ora c'è il pensile finito, ma ve lo faccio vedere nel dettaglio. Eccolo qua, sportello 1, sempre chiusure push lock. Questo è, ci sta veramente un botto di roba, sembra piccolo, ho visto in camera, ma rende particolarmente. E poi abbiamo anche il secondo sportello. Bene, ovviamente alle mie spalle c'è lo stesso identico discorso. Eccolo, lo vedete, l'altro pensile dietro di me è esattamente come l'altro, semplicemente un pochino più alto, un po' più profondo, perché da quella parte, non dormendoci, avendo soltanto i piedi, abbiamo fatto un po' più grosso. Questo invece è leggermente più contenuto nelle dimensioni. E niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, anzi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguite Van per Scelta. Ciao! Ciao!